Francesco Tonelli, consorzio di bonifica della Burana, vicino di casa del consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale. Sì, infatti sono vicino di casa di Ronne, consorzio bonifico Burana di Modena. Scusate, ok. Dicevo, consorzio bonifica Burana di Modena. Il mio intervento sarà un po' diverso rispetto a quello di Aronne, in quanto che non presentiamo in questo mio intervento lavori realizzati recentemente, ma è un excursus dell'attività che il Consorzio ha fatto in questi ultimi 15-20 anni in materia, in campo ambientale, e quindi tutta una serie di interventi che si sono susseguiti nel tempo. E innanzitutto vorrei farvi vedere un video, sperando che funzioni, un video introduttivo del consorzio che abbiamo realizzato recentemente. Spero che possa partire. Eccolo qua. Va un po' a scatti, purtroppo, perché è un po' pesante come video, realizzato con dei droni, per far vedere l'ambiente in cui operiamo come consorzio. Questo è il fiume Po, e questo è l'impianto Sabbioncello, da cui preleviamo tutta l'acqua che distribuiamo nel nostro comprensorio. Produzione di eccellenza del nostro territorio, compreso fra i fiumi Secchia e Panaro. Questo è in coltivazione di melone. Questo è il canale 40, uno dei nostri principali canali di scolo, al confine fra regione Emilia-Romagna e regione Lombardia. Questa è una fascia boscata che abbiamo realizzato fra due canali. Anche questa che vedete sulla destra è sempre un'altra fascia boscata che abbiamo realizzato. Purtroppo va un po' a scatti il... Ecco, questa è la cassa di espansione di Manzolino, di cui adesso vi parlerò. Sì, assolutamente. È già anche disponibile sul nostro sito.
Direi che è terminato, visto che purtroppo va a scatti. Vediamo di interromperlo. Come... sì, esatto. Diciamo che purtroppo... allora, ecco, il consorzio di bonifica Burana, giusto un piccolo inquadramento, analogamente a quello che ha fatto Aronne. Noi gestiamo 242.000 ettari nel bacino idrografico del fiume Panaro, partendo dalla Toscana, arrivando fino in Lombardia, fino a ridosso del fiume Po, quindi tre regioni, cinque province, 55 comuni interessati dall'area comprensoriale dove operiamo. Abbiamo 80.000 ettari in montagna e 156.000 ettari in pianura. In particolare il mio intervento verterà sulla parte di pianura, questa appunto che avete visto anche nella parte terminale del video è la cassa di espansione del canale San Giovanni, una cassa che è stata realizzata alla fine degli anni 60, inizialmente è realizzata chiaramente per una funzione strettamente idraulica, di circa 35 ettari per un volume di invaso di 800.000 metri cubi. A questa funzione idraulica iniziale, diciamo, si sono sommate nel tempo altre funzioni, vista anche la necessità, l'esigenza di avere anche un bacino irriguo per alimentare un'area di circa 3.000 ettari appunto a servizio della zona appunto di San Giovanni Persiceto, una funzione di natura ambientale, e infatti quest'area qua è diventata una SIC ZPS, e a cui si aggiungono recentemente una funzione igienico-sanitaria che questo, diciamo, è dal punto di vista storico appunto sempre esistita per aiutare in particolare i comuni di San Giovanni Persiceto e Cento per la direzione delle aree inquinate, e una situazione, un'area fitodepurativa che è stata anche questa realizzata molto recentemente. La cassa è, diciamo, presenta un manufatto di invaso e un manufatto di scarico che sono telecontrollabili e completamente automatizzati, che quindi presentano delle paratoie che consentono appunto di fare le movimentazioni idriche del caso. Questo appunto ci consente di utilizzare questa cassa appunto con una multifunzionalità che in caso contrario chiaramente non sarebbe possibile effettuare. Questo che vedete, ad esempio, il manufatto di svaso. Chiaramente quest'acqua viene conservata e distribuita nel periodo estivo in questa zona che vi dicevo di 3.000 ettari, perché nel periodo estivo quest'area qua è sofferente dal punto di vista appunto idrico, e quindi la presenza di questa cassa è un sollievo notevole per l'area interessata. Chiaramente anche un volume di questo genere è anche una funzione di ristoro delle falde, cosa di cui si è parlato anche oggi nel corso appunto nel corso del convegno, e un po' tutti i nostri canali chiaramente hanno una funzione di ristoro delle falde. Tenete presente che noi movimentiamo circa 300 milioni di metri cubi d'acqua nel corso di una stagione irrigua, e quindi con 2.200 km di canali, e questo ci consente appunto di distribuire quest'acqua in tutta la campagna circostante appunto alla zona compresa fra il Secchi e il Panaro. Questa che vedete in particolare è appunto la zona di fitto di operazione che è stata realizzata recentemente sempre dal canale San Giovanni. Sullo sfondo vedete la cassa, e questa che vedete in primo piano è la zona di fitto di operazione. Questa zona di fitto di operazione che poi dopo si ricollega diciamo al canale San Giovanni più a valle nella zona delle casse di Tivoli, nella zona di San Giovanni Persiceto. Perché qui siamo a Castelfranco Emilia, appunto al confine con il Bolognese. Ecco questo che vedete, un particolare del manufatto di missione del sistema fidoidroperativo tramite due pompe.
adesso vado anche un po' velocemente per non perdere troppo tempo, questo qua è la veduta del canale di San Giovanni, dove sono state effettuate delle piantumazioni che come vedete hanno già raggiunto un bello sviluppo di alcuni chilometri. All'interno della cassa chiaramente vengono effettuate tutta una serie di attività, abbiamo evidenziato questo che è il monitoraggio ornitologico già da decenni che si svolge questo monitoraggio. Chiaramente sono anche realizzate delle strutture che permettono attività di sia di birdwatching che di fotografia naturalistica. Inoltre chiaramente questa cassa di espansione viene utilizzata anche come percorsi, cioè per percorsi di visita o anche per anche attività molto particolari come che questa qua, un accordo effettuato con l'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia, dove abbiamo individuato un'area dove i vitelli possono pascolare liberamente in quest'area. Questo, diciamo, la cassa di espansione ha ricevuto nel 2017 appunto il premio Ecomondo. Passo velocemente visto che il tempo è tiranno ad accennare delle specie vegetali sia elofite che idrofite presenti all'interno dei canali di bonifica. Purtroppo le stazioni si sono molto rarefatte nel tempo, però quelle poche che si sono conservate, abbiamo già da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Orto Botanico dell'Università di Modena e Reggio Emilia, appunto per tenere monitorata la situazione e dove è possibile per conservare sia in situ che ex situ la presenza di queste poche piante acquatiche che purtroppo si stanno rarefacendo sempre più. Quindi abbiamo fatto diversi studi nel corso degli anni. Vado velocemente perché chiaramente il tempo. Torno brevemente, sarà già visto anche nel filmato. Noi gestiamo complessivamente circa 100 ettari di territorio di proprietà, sono terreni di proprietà su cui abbiamo piantumato circa 100.000 piante autoctone e realizzato circa 50 km di corridoi ecologici. Queste zone qua vengono manutentate dal consorzio e quindi queste che vedete sono chiaramente già fasce che hanno raggiunto i 15-20 anni mediamente. Sto arrivando alla conclusione. Altre attività minori, attività di tartuficoltura su alcune fasce di terreno limitrofe ai canali, la realizzazione di piccoli stagni all'interno dei sistemi di fasce boscate, attività diciamo di piccoli interventi di ingegneria naturalistica dove è possibile. L'ultima cosa che volevo dire è che nei 300 milioni di metri cubi che forniamo alla zona, a tutto il nostro comprensorio, di questi buona parte servono anche circa 500 ettari di zone allagate all'interno di due ZPS che sono quelle delle valli mirandolesi e quella delle Meleghine a Finale Emilia. Grazie. Grazie mille. Per l'attenzione. Qualche domanda? Nessuno? Proseguiamo.